Liberi.tv, Riccardo Cristiano. Oggi è il 9 novembre 2018 e ci troviamo in un luogo molto importante, la casa di Antonio Saffioti, ovvero la postazione di lavoro dove lui tutte le mattine si documenta sulle news del giorno, ma soprattutto riesce a tenersi sempre aggiornato e a lanciare le sue battaglie di laicità, civiltà, ma soprattutto diritti civili. Ora chiederemo a lui come mai, cosa sta facendo e come fa soprattutto a comunicare con il mondo e a tenersi sempre informato. Ciao Antonio. Ciao Riccardo. Allora utilizzo il computer facendo dei piccoli movimenti della mano e poi mi aiuto pure con i movimenti del naso. C'è un programma che muove il mouse in base a come io muovo il naso, in alto, sotto, di lato. In più mi aiuta a cliccare. Quando io tengo il naso fermo, lui mi dice dove voglio cliccare e io in base a quelli al clic che voglio lo seleziono. Se invece sto fermo, fa il clic singolo. Sì, io come ogni mattina, come vedete, sono sul sito Almanaccolo e mi informo sugli avvenimenti passati e presenti della giornata. Come vedete, l'avvenimento che si ricorda oggi è il 29° anniversario della caduta del muro di Berlino. Quindi, come oggi, 29 anni fa, i berlinesi iniziarono a far crollare il muro che li divideva. Io oggi, anche negli altri giorni, mi sento, per così dire, un berlinese, perché anch'io cerco di far crollare pezzo per pezzo la mia disabilità. Quindi questo è il mio obiettivo di vita, è il mio obiettivo giornaliero. Come vi dicevamo, Liberi.tv il 16 di novembre presso Cleto a Contraltapianta nei laboratori avrà l'onore di portare il libro di Antonio Saffioti e Marco Cavaliere che è Chi ci capisce bravo. Antonio lo avete conosciuto, lo conoscete, il video lo abbiamo poco fa mandato in onda, quella è la sua vita, questa è la sua vita e oggi è un giorno importante. Ma un giorno ancora più importante sarà appunto il 16 di novembre, quando Antonio porterà il libro Chi ci capisce bravo a Cleto per raccontare la storia di una persona che ha deciso di non chiudersi in casa, ma soprattutto di uscire allo scoperto, di portare la sua battaglia quotidiana fuori dalle mura, dalla prigione che ognuno di noi alle volte si costruisce. Quindi vi aspettiamo il 16 di novembre a Cleto per la presentazione del libro Chi ci capisce bravo, 16 novembre alle 17:30 a Contraltapianta nei locali, nei laboratori. Riccardo Cristiano, Liberi TV.